l'unità del centrodestra come garanzia di stabilità per il Paese. Un messaggio chiaro, quello lanciato dal leader nazionale di Noi con l'Italia, UDC, Raffaele Fitto, presente a Barletta con il candidato alla Camera Francesco Ventola, per un incontro con elettori e simpatizzanti in vista delle politiche del 4 marzo. Nell'occasione, Fitto ha illustrato la ricetta del centrodestra per l'Italia e chiarito quello che potrà essere il ruolo del suo partito all'interno della coalizione. Proposte serie e credibili che possano parlare di una riduzione vera della pressione fiscale, dando soluzioni praticabili, che spieghino le coperture, e quindi il tema della flat tax per noi è fondamentale, purché questo possa essere rivolto in modo chiaro ad una proposta realizzabile. Quindi noi guardiamo ai ceti medi, ai redditi fino a 55.000 euro per poter dare una risposta alla stragrande maggioranza dei contribuenti IRPEF, e siamo convinti che questa sia una misura possibile, aumentando la fascia di esenzione da 8.000 a 12.000 euro e soprattutto mettendo in campo delle politiche che sul terreno dello sviluppo e dell'occupazione siano in grado di poter alleggerire anche qui la pressione fiscale, la detrazione in questo senso. Sono tutte proposte che noi rendiamo possibili ed evitiamo che con il contributo che Noi con l'Italia darà metteremo in campo per ancorare al centro e centrodestra la nostra coalizione. Ventola, dal canto suo, ha ribadito la volontà di portare a Roma le stanze di un territorio al servizio del quale l'ex presidente della provincia BAT si dice pronto a mettere tutte le competenze e l'esperienza accumulata nel corso degli anni. Un percorso che continua, grazie anche al fatto di tanta gente che in questi anni ha avuto fiducia in me. Io non sono mai stato nominato, non ho mai accettato candidature calate dall'alto, sono una persona che vive di consenso. Nel momento in cui c'è gente che ti dà fiducia, mi sento questa responsabilità addosso, tentando di fare qualcosa di buono. Negli anni credo che qualcosa siamo riusciti a farla, e la possibilità che in Parlamento ci possa essere una persona che conosce benissimo questa realtà e che è aperta al dialogo con tutti può essere un'occasione che sicuramente, se i cittadini lo vorranno, con la loro fiducia e il loro consenso, potrei tentare di fare.